గెక gutగగ 9గెి విరిదాల ఇబడిరాడిం డి యాసయాం. Cultura pop di Tom Hardware, ben ritrovati. Sono Domenico Bottalico, ben ritrovati a disegnare la cultura pop, spazio nato eh, dalla sinergia fra eh, cultura pop, appunto, e grafite, eh, squadra di fumetto, disegno e illustrazione. Oggi disegniamo eh, la serie del momento che è Invincible di Robert Kirkman. La serie del momento perché ha debuttato da pochissimo su Amazon Prime la sua. Eh, versione animata ehm, a disegnare invincible mentre io eh, chiacchiererò con voi c'è il mitico Pasquale Qualano ciao Pasquale buonasera a tutti buonasera ecco. ciao Pasquale come stai? bene bene benone non c'è male tu? No, tu, tutto bene <ride> tutto bene grazie allora ehm, Pasquale è uno dei nostri dei nostri, dei, dei, come dire, dei fuori quota di grafite, se permettete una. Nel senso, se, se, se dovessimo usare un gergo calcistico, eh, uno straniero con il passaporto, non so come si, si diceva una volta, eh, perché ovviamente Pasquale viene da fuori regione. Come sapete, grafiti a tre sedi, Bari, Taranto e Lecce. Eh, Pasquale invece viene dalla Campania. È uno degli, um, dei disegnatori più attivi uh, nel mercato americano, non solo più attivi um, per numero di pagine disegnate, diciamo così, ma anche per uh, periodo di tempo. Perché ormai sono Pasquale sono anni che lavori a stretto sì. contatto uh, con gli editori americani. Um, ovviamente hai lavorato per le Major cioè per Marvel e DC io essendo sì. un fan di DC mi ricordo più facilmente i tuoi lavori per, per la DC Harley Quinn e poi avevi fatto anche eh, Bombshells che era una serie sì, e eh, anche Batman Adam West. Uh, West che tra l'altro tornerà in tv la prossima settimana quindi ah. eh, <ride> sì sì su Ray 4 e, um, però poi hai lavorato con tutti quegli editori che vengono definiti indipendenti e, soprattutto, negli ultimi anni ormai hai un, sei uno dei disegnatori di, di punta della Dynamite, eh, per cui hai disegnato Vampirella, Deja Toris, eh, sì. fra gli altri, e eh, Red Sonia. Red Sonia, sì. Okay. E poi ho, mi sono sì. ricordato anche oggi pomeriggio che avevi disegnato per Titan, uh, per Titan Comics hai disegnato anche il Dottor Who per uh, sì. diverse incarnazioni del Dottor Who. Sì. Quindi diciamo che rimani comunque una, una delle matite più attive e più uh, versatili uh, tra le matite italiane che sì. lavorano all'estero. Però sì. dimmi per dimmi Titan dire. ho lavorato anche su Robotech, Macros. Robotech Macros che è un altro argomento caldo di questi giorni perché si sono sbloccati i diritti per poter vedere Macros fuori dal Giappone. Ho letto, eh, ho letto, essendo una un IP strana eh, perché la versione Robotech era un tagli e cuci di diverse serie animate giapponesi per il mercato occidentale, Insomma, ci sarebbe da fare una live sì. solo per, per Vabbè, capire io... Io praticamente ho lavorato sulla versione di Robotech, Però cioè sì, quella sì, che sì. era miscelata. Quella che era, miscel... no, no, sì, sì, era quella, diciamo, la versione occidentalizzata eh, sì. della serie. E, m... Però oggi disegniamo Invincible e torniamo sì. un po' al, eh, alle radici del, del tuo lavoro con gli Stati Uniti, sì. cioè eh, ai, supereroi. ai supereroi, esattamente. Lo inizio a disegnare. Vai, vai, ti. Eh, ho già eliminato l'immagine eh, di copertina e eh, nel frattempo, che tu inizi a eh, occupare gli spazi del, del foglio, io faccio un po'. Questa eh... è la bozza. Forse vai, vai. Va la bozza. Tu vai, io cerco di. Mm, <ride> eh, interpellarti tra virgolette il meno possibile per non disturbare no, troppo. Chiacchieriamo, chiacchieriamo, ovviamente eh, noi chiacchieriamo eh, è necessario e dopo e eh, sentitevi liberissimi per voi che ci state ascoltando di fare qualsiasi domanda a Pasquale dal punto di vista eh, tecnico senza, eh, senza preoccupazioni, ovviamente Pasquale cercherà di, ris di rispondervi nella maniera più sintetica possibile visto che eh, insomma, deve anche disegnare soprattutto non possiamo eh, fare una diretta infinita a parte questo eh, Invisible è una delle serie di eh, Robert Kirkman lanciata praticamente in contemporanea con eh, The Walking Dead eh, che rimane comunque il suo successo commerciale più Uh, più forte però, Invincible nasce un po' uh, sulla scia di quello che era accaduto nei primi anni 2000. Invincible uh, esordisce negli Stati Uniti, nel, intorno al 2002-2003. Era un po' nasce sì. sulla scia di quello che era stato Ultimate Spider-Man, che aveva senza ombra di dubbio uh, rinvigorito un po' il genere supereroistico in seno ad un pubblico più giovane eh, dando un, quello che viene definito eh, nel gergo dei, dei comics uno starting point per una nuova sì. generazione di lettori con tematiche eh, molto, molto mh, adolescenziali più moderne, sì. più moderne. Vabbè, è, è come, tornare, era come tornare al principio però con l'aggiornamento con l'upgrade <ride> esattamente di Peter della modernità. E, um, Robert Kirkman prende un po' le uh, ispirazione da, da Ultimate Spider-Man è in dubbio, soprattutto nei, nei, primi, nei primi archi narrativi, che sono quelli un po' più uh, come dire. Um, studiati per uh, dare il, il tono al personaggio quindi diciamo sì. che tutti i temi classici del supereroismo vengono inizialmente sviscerati, anche se già subito all'inizio, se avete visto i primi quattro episodi andati eh, in onda mh, su Amazon Prime Video tutti insieme, eh, non faremo spoiler, però avrete sicuramente notato che c'è molto altro nell'ispirazione, che ha portato Kirkman alla realizzazione di questa serie a me viene in mente ovviamente Superman ma viene in mente anche uh, qualcosa di diametralmente opposto che è Dragon Ball uh, per certi versi soprattutto Dragon Ball uh, Dragon Ball Z anche Frizzo dice supereroe liceale per 5 numeri poi il delirio sì è una recensione sì. abbastanza <ride> puntuale di quello che accade e, però indipendentemente da, da questo e evitiamo di fare spoiler perché in realtà vi dico eh, personalmente ho apprezzato tantissimo invincible ma non nei primi archi narrativi eh, quando inizia un po a distaccarsi dalla serie supereroistica in quanto tale e iniziano a maturare soprattutto i personaggi secondari che per me sono Forse alcuni fra i migliori realizzati negli ultimi anni. Vi dico solo questo. Nei primi episodi avete incontrato Monsterge Monster Girl e Robot. Prestate attenzione a, Mon a Monster Girl e Robot perché, secondo me, sono protagonisti poi dell'arco narrativo migliore della serie. Ma è una eh, opinione personale. Però, con te Pasquale, io andrei dritto al diciamo all'aspetto all grafico del personaggio perché come dicevamo quando ci siamo sentiti eh, inizialmente per preparare la live uno degli aspetti immediatamente eh, che anche il, il lettore meno avezzo dei supereroi coglie è la totale assenza del eh, mantello in questo supereroe sì. almeno nel protagonista Invincible è ad un look abbastanza mh, Passami il termine BASIC, cioè mh, non ci sono, dal punto di vista del character design um, grosse soluzioni, eh, diciamo, eh, per cercare di catturare eh, il lettore se non la sua semplicità, da, dal tuo punto di vista di, eh, di disegnatore e non solo di disegnatore di supereroi, ma in generale hai citato Robotech, quindi ti sei anche cimentato con quelli che noi in Italia chiamiamo robottoni, e, ehm, con una serie di personaggi femminili diversissimi tra loro. Dal punto di vista di character design, cosa, mh, cosa attira mh, in un design, il lettore in un design così semplice come quello di Invincible? E quali sono le difficoltà di disegnare poi un personaggio? Sostanzialmente abbastanza semplice dal punto di vista del design. No, in realtà quel um, tipo di design, a volte design vengono fatti per, anche per aiutare il, il disegnatore a catturare il personaggio in prospettiva. No? Faccio un esempio: adesso sto disegnando il braccio in prospettiva. Sì. E noi disegnatori usiamo a dividere il corpo umano in parti, diciamo, geometriche, nella, come ho fatto qui. No. Sì, La, sì. E, um, per diciamo, la manica la parte gialla eh, corrisponde uh -huh. a, alla zona del, dell'avambraccio cilindrica questa aiuta noi a, a, a mettere il personaggio in prospettiva anche a farlo cogliere meglio al, al lettore la prospettiva di come lo stiamo disegnando il personaggio sì. e, diciamo, molte scelte di design vengono fatte anche per questo motivo per facilitarci il lavoro, eh. diciamo che il disegnatore, quando fa un, uno studio del personaggio, già cerca di, mi stai dicendo, di non complicarsi troppo la vita. Sì, eh. specialmente sui protagonisti della serie, la serie eh. cerca di, non, di non complicarti la vita, <ride> anche perché, come tu mi insegni, se si vuole aggiungere dopo è più facile che togliere degli elementi. Sì. Eh, nella fattispecie eh, tutti quegli orpelli grafici e dei costumi che magari ehm, un disegnatore vorrebbe inserire, però poi si frena dicendo ok, però io questo poi lo devo disegnare in varie pose. Eh. Eh, sì, perché per disegnare tante volte i tempi a volte spesso sono limitati. Uh -uh. nel lavoro e allora devi facilitarti il lavoro in qualche modo anche questo hanno provato a fare varie volte con Spider-Man sì. specia specialmente quando crearono la prima volta il costume quello black no? quello là, nero sì. Sì, sì, sì. che poi è diventato Venom prima di essere Venom eh, io l'essi che era nato per facilitare il lavoro ai disegnatori, avendo un costume tutto nero, mm. il disegnatore, che poi era bellissimo comunque, il disegnatore aveva, perdeva meno tempo che a fare tutto il costume con le ragnatele, ovviamente. Ovviamente stai citando Spider-Man, ti devo per forza chiedere, visto che hai, mi hai ricordato, perché, eh, perdonami, ma mi ero dimenticato del fatto che avessi disegnato... Batman 66, cioè il Batman di Adam West, ti chiedo, ti devo chiedere ovviamente, è una cosa che chiedo un po' a tutti i disegnatori perché ho imparato ad apprezzare il lavoro di character design negli anni, cioè io sono sempre convinto che un personaggio che già a livello di studio sia eh, colpisca il, il lettore, faccia, non dico il 90% di una buona storia, ma Contribuisca in maniera eh, importante. Detto questo, negli anni come è cambiato disegnare i costumi? Cioè, da eh, il Batman di Adam West, che sostanzialmente era una tuta di spandex eh, che aderiva al corpo, poi ci sono state le, il periodo armature perché quello sì. va, va citato per forza per una questione storica e poi un avvicinamento sempre più progressivo verso un realismo fatto di tessuti di texture eccetera sì. eccetera Vabbè, quello spesso viene inserito coloristi, la, le texture, ma, ma non si fa su tutti i fumetti eh, dipende dal genere di fumetto che sì, al tipo di progetto che si può fare Solamente Batman è mm -hmm. cambiato tante volte ma torna sempre ad essere Batman com'è adesso si aggiunge a volte per renderlo un po' più realistico la, quella tutta aderente la cucitura ai lati della tuta. Sì. Ma è solo una questione per dare una sensazione più di, di, di realismo. Mm -hmm. Ma di base sono cambiati poco. quindi sostanzialmente, quando ti, ti approcci a un costume, eh, non, non ti poni il problema di renderlo, come dire, eh, realistico, non ti poni il problema di... Eh, come lo indosserebbe il personaggio? Lo fai nella maniera più. Um... Secondo me sono belli così come sono. <ride> che poi alla fine i fumetti sono nati così per. cioè sono comunque. cioè renditi troppo realistici poi secondo me si perde anche mm -mm. quel sapore. Eh, sai, no? De, de, de la, del personaggio. del. Di, che anche quando tu prima c'era Goku no? Sì. c'è cioè Goku, pure, c'è cioè Goku, pure lui ha quel costume che alla fine effettivamente ha, ha quelle, quelle picche che sono belle da vedere ma sotto mm. gonfie, così a rendere il personaggio più figo alla fine. Sì, 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 sì. ti riferisci alla tuta, alla tuta quella arancione sì. classica. Sì. Eh, nel frattempo diamo il benvenuto a Michelangelo, buonarroti con l'uno finale. Ciao, benvenuto. E, um, ti faccio una domanda difficile, visto che abbiamo, tu hai citato la semplicità, che um, è un po' continua ad essere la bellezza del design supereroi. Faccio una domanda difficile perché ti cito eh, Jack Kirby, che era colui il quale un po' um, aveva fatto del design a un certo punto della sua carriera del character design ehm, uno dei suoi marchi di fabbrica mi riferisco soprattutto al lavoro di design incredibile del, del quarto mondo e dei nuovi dei sì. eh, pensi che quella soluzione sia come dire così barocca funzioni in, in cosa magari funziona andare più sul, su un design elaborato sul barocco quanto un design elaborato poi effettivamente Ehm, aiuta un personaggio D dipende da, ovviamente dal tipo di personaggio che vai a realizzare. Io adesso sto lavorando a una serie che si chiama Sonia. In cui sì. ci sono tante red. Sonia, che, beh, che non sono più tutte rosse: una è rossa, <ride> una ha i capelli blu. Una e, e c'è un personaggio che si chiama Santa Sonia, praticamente <ride> okay. e là l'ho là... eh, fatta. Mi sono ispirato ai capriete dello zorioco, a quel caso l'ho riempita di roba, e là purtroppo, <ride> quando, ci, quando devo disegnarla, è un casino. <ride> però, però, su alcuni personaggi, ci sta, uh, dargli, dargli mh, quel, quel dettaglio in più per caratterizzarli. e da qualcuno, che è più semplice, perché poi ognuno è diverso dall'altra. Sì. c'era. C'è Blusonia che lei è una motociclista uh, del tipo dei film action degli anni '90. le c'ha tutta vestita nera col bandano in testa. Anche, anche per differenziarli, ovviamente, se, se fai dei costumi dei, degli dei adesso devi dargli mm -mm. quella cosa in più, devi, devi, devi dargli l'effetto wow, ma Quanta roba c'ha addosso questo? <ride> Frizzo giustamente dice: Magari aggiungo altre cinque tasche e cinture e chiunque negli anni 90. Eh, sì, poi c'era questa affascinazione negli anni 90 per le tasche. Che è una cosa che sì. sinceramente non ho mai capito, nel senso che negli anni 90 un po' questa ispirazione eh, super realistica, ma dettata forse dal fatto che fossero tutti armati e quindi dovessero ricordare dei, dei soldati più che dei supereroi classici però Effettivamente c'è questo feticismo per le, per le tasche che, che tra l'altro, è... LinkedIn aveva, aveva sto, ce l'ha ancora, ce l'ha ancora! No? Sì, 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 l'ha ancora. Ma addirittura, addirittura ci scherza anche su, eh, che, la, che, la, che a volte la gente lo prende in giro. Ma lui è molto auto ironico. E lui ha fatto un personaggio con tutte le tasche, tasche. Pouchman, se non ricordo sì. male, si, si chiamava. Si chiama in realtà, sì, sì. Eh, mh... Che poi non so neanche abbiamo... Adesso il dettaglio è visto in modo diverso. C'è cioè un dettaglio mm. funzionale al personaggio. Che gli serve quel dettaglio per un motivo? Sì. Eh, è chiaro. Mentre io... lì era solo una questione di eh, come di dire... riempire un po' <ride> di riempire, ma perché forse non che non ci fosse sostanza, c'era sicuramente meno sostanza di. Fumetto classico, mi perdoneranno. Io sono un feticista dei fumetti anni '90', quindi lungi da me dal, dal criticarli. E anche qui si potrebbe fare una live solo su uh, Rob Liefeld e compagnia Bella. Però c'era una. Oh, adoro, eh, adoro. Anch io l'adoro, eh, l'adoro. Anch'io, anch'io. cioè, Il mio sogno è avere Rob Liefeld, fare una diretta con Rob Liefeld, o quando ce lo permetterà la pandemia, portarlo in qualche fiera come Beh. ospite. Eh... Secondo me è un, è un personaggio che al netto di una eh, di un'eccentricità eh, professionale è comunque stato ed è tuttora un vulcano di, di idee. Secondo me. Sì. Eh, magari il, il periodo in cui lui ha avuto tutte queste idee non era proprio dei migliori. Voglio dire, immaginate immaginiamo se la sua serie fosse uscita ora con la capacità di sfruttamento multimediale che c'è adesso, probabilmente avrebbe fatto il doppio dei, dei soldi e, e, e probabilmente non avrebbe neanche disegnato così tanto, cioè, avrebbe fatto tanti di quei soldi da poter dire a eh, un'altra persona: disegna oppure eh, supervisionare semplicemente le sue creazioni. Credo. Ah, io ci ci vedo una certa godura quando lui disegni. si vede che si diverte quando lavora. Sì, 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 assolutamente. Io, mi è capitato di guardare qualche video negli ultimi anni. Eh, Quell'entusiasmo è rimasto inalterato. Sì. Eh, poi possiamo discutere sul fatto che non sappia disegnare le pistole mh, o non sappia disegnare in prospettiva. A allora, me, me è perfetto così. Sì. Deve andare, uh, <ride> cioè, cioè, se... Abbiamo bisogno di uno come lui che. Eh, <ride> Ma sì, ma, ma guarda, io sono d'accordo con te, probabilmente siamo gli unici due estimatori di Lifehill, eh, eh, però... No, Ci sono secoli cioè, gli estimatori. Eh. Preso, preso mh, in quel determinato periodo storico e eh, in quel determinato clima eh, creativo, secondo me mh, rimane un, un artista da un disegnatore da capire. E da, da, da non scartare a prescindere da non liquidare a prescindere eh, per magari qualche eh, disegno meno riuscito come il famoso Capitan America a tre ah, sì. quarti. Però guarda quel disegno: è famosissimo. Sì, tra l'altro, è famosissimo, ma non solo. cioè È anche come dire, famoso perché è utilizzato come esempio, tra virgolette, negativo, ma è utilizzato anche per un sacco di meme. Quindi. E, cioè, e, e' effettivamente è uno dei disegni più come dire più cliccati e cercati su, su Google. Io penso che inserendo Capitan America su Google probabilmente è una delle prime Google Imagini, uno dei primi risultati. Eh. Visto che avevo parlato di Field e eh, tu avrai spedito su Invincible Mark Grayson. Invincible è stato disegnato da un disegnatore. Scusate, il gioco di parole che eh, si è guadagnato eh, sin da subito il favore dei fan, eh, che sì. è Ryan Hotley. Eh, però non è stato il primo: in realtà no, parola. no, eh, in realtà no. Nel senso che lui subentra, eh, subentra a partire dal, dal numero 7, eh, però poi da lì. Mh, da lì poi disegna tutti i restanti numeri, uh, sono poco meno di 150 numeri, okay. uh, Invincible 144, ma potrei sbagliarmi. Um, intanto diamo il benvenuto a Gazzetta del, del Papero. Ciao Gianmarco De Francisco dice giustamente Capitana America Transformer. Sì, uh, Vista così non è male come idea, però mm. non, non, da Gianmarco, non dare idee all'IFIND che poi Ciao, succedono cose che poi ci pentiamo perché lui se la rivende ed era nostra l'idea. Um, Ryan Otley che si è guadagnato subito il favore dei fan per uno stile plastico dinamico eh, estremamente espressivo e soprattutto per un'attenzione particolare a tutte quelle sequenze d'azione che in invincible eh, sono mh, come dire più realistiche rispetto agli eh, ai, mh, alle serie supereroistiche classiche per dirle in soldoni in invincible c'è eh, una quantità di sangue di sventramenti eh, che in altre sì. serie supereroistiche fino a quel momento a parte qualche caso sp sporadicissimo non, non c'erano um, qual è il tuo giudizio Pasquale su Ryan Hartley come disegnatore e mh, poi Ryan è finito, cioè è finito è stato ovviamente eh, preso dalla marvel per disegnare Spider-Man, che è forse è la cosa che si avvicina di più allo stile di Invincible, tra virgolette, sì. soprattutto del primo Invincible, ma secondo te perché Ryan Oakley immediatamente da quando ha preso in mano la serie ha dato una sterzata eh, anche in termini di vendita e di gradimento? Vabbè, semplicemente <ride> <ride> che bravo, eh, che sì. bravo. <ride> <ride> essendo bravo. Però è eh, molto, eh, le sue eh, tavole di azione sono molto, molto citetiche, che ti trasportano il lettore comunque nel, nell'azione, eh, creano molto empatia. Una cosa molto importante è trasmettere empatia ai lettori, mm. eh, sì, per farvi sentire, par sentire parte del, del, dell'azione, di quello che sta accadendo. Uh, questo è molto importante lui questo è riuscito a smetterlo nella, nelle pagine dei, dei suoi lavori eh, compreso Spider-Man tra l'altro poi lui utilizza adesso con precisione se mi chiedete quante, non me lo ricordo perché eh, abbiate per pietà di me l'ho letto un po' di tempo fa nel senso quando finì la serie più o meno giù di lì però che io ricordi, non c'è un uso esagerato di eh, splash e doppia splash page, eh, che ritornando a bomba sul discorso degli anni 90 era un po' la cifra di quel eh, periodo storico del fumetto e di quei disegnatori, diciamo, che sono esplosi in quegli anni. Eh, non c'è un abuso di, di, di questa soluzione. No. No, adesso si fanno, però ogni tanto in una serie le trovi non tanto più sporadicamente e poi spesso hanno degli insert panel sì. per non farla essere totalmente una splash però a me capita ogni tanto di segnare una splash pura no, capita comunque rimane, rimane una soluzione che dal forte impatto indubbiamente però come dicevi tu sì è, è quella più cinematografica come è... Sì, è, che è quella più cinematografica perché ovviamente vai ad allungare il campo e vai a inserire una serie di elementi prospettici che in qualche modo imitano la cinepresa sì. eh, e soprattutto. Sì, nella doppia splash, nella doppia splash l'effetto dei 16 noni del. Esattamente, poi soprattutto con i blockbuster degli ultimi, degli ultimi anni, cioè con il formato IMAX che è quel formato più lungo eh, sì. adesso non voglio entrare nello specifico perché non mi ricordo le proporzioni però è uno, eh, uno schermo più lungo eh, re, più rettangolare più scacciato e più lungo eh, la doppia splash comunque fa da mimesi eh, a, questa, a questa soluzione sì. e poi tra l'altro l'empatia la, e la cinetic cineticità che dicevi tu Uh, l'ho ritrovata mh, negli, negli episodi del, del, della serie animata perché lì ovviamente questa uh, quest attenzione per il movimento uh, vie, è stato diciamo più reso mh, più vicino agli, agli anime uh, alle serie sì. anime uh, vabbè poi adesso non so se tu lo stai seguendo no uh, so, ma Mayra... Iro ne... Academia sì assolutamente sì. E là, eh, diciamo, anche se mi è bene dopo, però, sì. però eh, ricordo un po' quel modo no? di, di come lavorano su Invincible. Eh beh sì, diciamo che poi eh, Studio Bones o Studio Na Mappa, che sono i due studi di animazioni più, eh, non importanti, ma quelli che animano insieme forse a Pierrot, eh, che animano gli shonen, quindi i fumetti d'azione per ragazzi chiamiamoli così ovviamente sono presi a modello per le altre produzioni sì. anche in questo caso per Amazon Prime tra l'altro c'erano delle soluzioni in Invincible, delle soluzioni in, di visuale in prima persona che ehm, sto parlando sempre dei primi quattro episodi quindi sì. nessuno spoiler che come dicevi tu in qualche modo trasportavano il lettore all'interno dell'azione. Sì. Però una delle critiche che io ho visto in questi giorni, voglio dire, in giro con i primi quattro episodi, è stato un po' qualcuno che da un lato ha associato Invincible ad The Boys e secondo me non ha ben capito, cioè ha travisato. Il fatto che ci fosse una ehm, violenza, una quantità sì, di violenza pari o simile, l'abbia associata come prodotti che secondo me in realtà sono diametralmente opposti. Perché sì. Invincible parte come eh, tributo ai supereroi, poi si evolve, mh, non lo voglio dire in cosa. Diciamo che man mano che si va avanti, la serie da supereroismo da supererroristica classica vira più verso la fantascienza in alcuni archi narrativi e ancora una volta secondo me, soprattutto nella parte centrale il, diciamo che Kirkman qualche manga l'ha letto, soprattutto qualche shonen eh, diciamo generazionale, ecco diciamo così, secondo me l'ha leggiucchiato eh, e l'altra critica che ho sentito che ho letto è proprio quella della violenza cioè dicevano ma mm, cioè, è troppo violento mm. eh. secondo te è troppo violento Pasquale o semplicemente è una questione di aspettative eh, spesso ma questo vale per tutti un po' gli... eh sì, Chissà chi l'ha detto è che era un genitore si aspettava qualcosa di diverso l'ha <ride> fatto di dire al figlio e eh, si è trovato qualcosa di, di diverso da quello che si aspettava cosa gli sto facendo vedere al mio figlio può darsi eh? però è una, è una come dire una critica un'osservazione che negli ultimi anni eh, si, è, si fa e si è fatto spesso in tantissimi prodotti dai film live action alle serie tv ehm, in questo caso le, le serie animate cioè eh, quella storia secondo cui da un lato ehm, si, è, si fa un prodotto troppo scherzoso, mi viene in mente roba tipo. Non lo so, i guardiani della galassia o rock Giusto per dire mm. le prime due cose a i film, ovviamente. Le prime due cose che mi vengono in mente a bruciapelo. Dall'altra, un po' troppo seri come i film di Zack Snyder, in cui anche cromaticamente. Eh, si ha una eh, una paletta molto buia, la bella, molto scura. Sì, allora, però quella è la sua visione, diciamo. Lui si è riuscito anche a imporre con quella visione. Mm -mm. Però secondo eh. te, ecco, cioè, nel senso, è una critica ingiusta al, eh, alla serie di Invincible in generale, oppure la gente, come sempre, lo spettatore medio, si è lasciato un po'. Eh, ingannare dal fatto che ci sia questa azione un po' più realistica eh, tralasciando che un beh, po' i temi che poi in realtà neg negli anime di queste cose ne troviamo tantissime, non, insomma, non capisco sta meraviglia mm. nel vedere qualcosa, forse si aspettano di vedere tipo mh, le solite serie, serie animate tipo non so, dell'Uomo Ragno sai, così più giocoso sì Secondo me, cioè non so, sì, può essere anche secondo me. C'è l'idea, forse che. Perché c'è quella grafica più simile a quel tipo di cartone animato di là. con no? le serie animate? Eh sì, c'è forse l'idea che il supereroe animato debba essere per forza eh, giocoso. Che mh, voglio dire, mh, se andiamo indietro nel, nel tempo eh, non troppo lontano, una serie come Batman di Animated Series quella degli anni 90, dire, era tutta forche giocosa. Cioè, sì. Certo, non c'era la quantità di sangue che c'è qui, però anche lì le atmosfere, i temi, forse erano anche più eh, presi. C era di, molto cupa, presi di petto. Sì, c'è resi... anche la puntata di, di Harley Quinn, che, che era bella tosta. Sì, ma anche la Io ricordo una puntata in cui quella con lo Spaventapasseri in cui lui, Bruce Wayne rivive proprio il trauma del, dell'omicidio dei, dei genitori, sì. cioè sono 20 minuti di, di, di una roba assolutamente opprimente, però mh, oh, mh, ripeto, forse si, si perde un po', il sangue fa da, come dire, da catalizzatore per reazioni negative forse. Probabilmente si aspettavano, sai, vedendo le grafiche, mm. qualcosa di più ad... per bambini. Secondo me, che poi bisogna capire adesso cosa sia effettivamente E eh, infa infatti, ti stavo facendo la stessa, la stessa domanda. Perché, tra l'altro, tu stai lavorando. Mi hai detto l'altro giorno con il creatore di eh, Adventure Time. Sì, quindi che è un po' Adventure Time è una delle serie che ha. Uh, anche se non è propriamente per un pubblico di piccolissimi, però è una serie, mh, uno dei fenomeni dell'animazione Adventure sì. Time de degli ultimi anni. Uh, voglio dire, non, mh, è, è difficile che ci siano prodotti, come dire, serializzati su quel tipo di uh, soggetto. Voglio dire, le grandi serie di animazioni degli ultimi anni sono abbastanza eterogenee ecco quindi secondo me c'è proprio un, un messaggio sbagliato quando sì, secondo me che, se che cosa si aspettavano perché no. non penso che, che, che chi conosce questo tipo di prodotti non si aspettava qualcosa di diverso no infatti infatti è passato male il messaggio evidentemente Frizzo ci dice: uh, Mamma americana, c'è Samu e forse è Satana? Sì, sì e no. Secondo me non è neanche questo il problema. Secondo me il problema è proprio una categoria di um, lettori fruitori uh, che um, per pigrizia non ha letto il fumetto. Sì. E oppure se <ride> ne non, oh, non ha guardato bene il trailer. O non ha guardato bene il trailer, ma io penso più la, il discorso di pigrizia, cioè abbia snobbato la serie a fumetti, ri ritenendola semplicemente ah, un'altra copia di, o la brutta copia di, eh, un po' quello che abbiamo detto, che può essere Superman, che può essere Ultimate Spider-Man, eccetera, eccetera. E quindi si aspettava un prodotto in qualche modo. Che fosse eh, come dicevi tu, Pasquale. Secondo me, rispondesse a quelle caratteristiche classiche, quando di classico, sì. a parte alcuni elementi, ha ben poco Invincible. Vincibolo. Frizzo, Penso... sei... dimmi, dimmi, Pasquale. No, no, no. C'è qualche domanda? Dico, dico no, diceva Frizzo dic citava sempre l'animazione di sì. Penso si riferisse ai vari film animati. Uh, sì mh, però tieni conto di una cosa quando tu citi film animati che non arrivano con troppa uh, frequenza in Italia doppiati in italiano e per questo uh, facciamoci sentire con Warner Bros Italia perché è un vero peccato um, lì però sono lungometraggi quindi il livello e la qualità di animazione è un po' diverso di quello di una serie animata eh che ovviamente tu devi animare più ehm, in maniera diversa un tempo fisicamente più lungo di un film che dura un'ora e mezzo, un'ora e quaranta, Invincible, gli episodi sono anche abbastanza lunghi, una quarantina di minuti ehm, in media, fai conto, 40 minuti per 8, ti ritrovi ad animare un bel po' di eh, fotogrammi, quindi è chiaro sì. che... In qualche modo le, le, uh, il livello uh, medio dell'animazione deve, deve assestarsi uh, in maniera diversa rispetto a quella di un film. Uh, Old Benimo dice, è un problema culturale, in Italia nel 2021 ancora non si riesce a concepire che esista una serie animata con contenuti adulti. No, non penso che ci stiano abituando le persone comunque. Pensa che quello che tu hai letto, tu qualche commento, non penso che sia pensiero comune che sia violenta. Che poi adesso sui social ti leggi un commento di qua, di là sotto un post, e uno può pensare che sia un pensiero più vasto, invece, a volte è molto meno di quello che noi pensiamo come vastità del pensiero. Bisognerebbe vedere effettivamente quanti di loro pensano che sia violenta cioè è violenta lo è però secondo me per, 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 per un bambino forse molto piccolo può essere violenta però in media un ragazzo di 16 anni di, su, abituato a leggere manga e, e guardare serie animate giapponesi pensano che gli fa né caldo né freddo eh. Penso sia. Guarda, sto guardando questi giorni di Jujutsu Kaisen, che è una delle sì. nuove serie di punta shonen. E c'è lo stesso livello di sangue, nel senso di sventramenti se così vogliamo chiamarli, eh, di, di, dei primi quattro episodi di Infinite. A ah, noi ci hanno abituato da subito con l'Uomo Tigre. So se... sì, forse saremo noi, noi della nostra generazione. Abituati così. Eh, però, ripeto, secondo me è stato proprio un problema di qualcuno, un po' di target, ma continuo a ribadire un po' di eh, lettori pigri che cercavano emozioni classiche su qualcosa che invece fa della modernità anche in questo senso un po' la sua cifra eh, sin da subito per staccarsi dagli. Dalle fonti di ispirazione, Pasquale sei stato rapidissimo come tua peculiarità, eh, però nel contempo hai utilizzato perché eh, quando abbiamo presentato la live avevamo anche citato il discorso delle, eh, delle pose un po'. Abbiamo toccato gli anni 90 perché quando si parla di supereroi inevitabilmente di fumetto americano inevitabilmente si finisce a parlare degli anni 90 e quindi ti chiedo mh, perché hai scelto questa posa oltre ad essere una delle più iconiche del personaggio ovviamente però quali sono le difficoltà di eh, disegnare supereroi e mh, delle loro pose classiche eh, si cade spesso nella nel tranello di disegnarli sempre nelle stesse pose oppure è una codifica del genere per cui aiuta a disegnarli in un determinato modo? Mm, mi viene in mente Superman con le braccia sui fianchi, eh, abbastanza classico. E quali sono eh. poi le difficoltà di disegnare il corpo del supereroe? C'è un corpo molto muscoloso, eh, diciamo che è da sempre disegnato scusate, sin da bambino, anche robottoni. E, e, allora mi vengono abbastanza, a me vengono abbastanza spontanee queste cose, poi, poi comunque le, le assorbo leggendo fumetti. Sì. E, però eh, diciamo che eh, se vuoi sapere perché ho fatto questa cosa, all'inizio non sapevo che devo essere sincero, Io mi ho detto devo lavorare in lungo. <ride> sì. no? in, eh sì. in orizzontale allora quindi ho detto cosa faccio? fai che ho pensato un'altra cosa, un cosa. Eh, adesso come, come posso sfruttare al meglio e eh, adesso lo faccio in volo così assolutamente anche perché è una questione di occupa occupare fisicamente lo spazio sì. eh, nel senso che Beh a differenza di un altro personaggio il supereroe deve occupare più spazio possibile in ogni vignetta in cui è protagonista ah beh, diciamo che in questo caso qua, eh, essendo diciamo questo eh, è uno sketch diciamo un po più lavorato però eh, dipende dal tipo di copertine che, che bisogna fare o illustrazioni che, mm -hmm. che chiede il, il Committente. E in quel caso, eh, non è detto che il Supero occupi sempre tutto, tutto lo spazio della copertina. A volte si fanno anche delle copertine, non so, con la gente dal basso che guarda l'eroe volare che, che tipo Supermen, sì. una striscia russa in aria. Ovviamente Pasquale. Sta eh, parlando di copertine perché? perché ha finito da poco. Un corso uh, specifico con, uh, con grafite legato proprio alle copertine, cioè era uh, il corso era cover artist. Okay. Sì. Perché comunque disegnare una copertina è diverso da disegnare un interno. Ovviamente sì. per ovvi motivi, eh, perché si ha a disposizione uno spazio più ristretto, quello della copertina sostanzialmente una sola tavola. Per passami il termine, sì. la semplificazione eh, Pasqua. Vabbè, poi è anche diverso da, 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 um, dalla splash page che troviamo all'interno di un fumetto. Eh? Deve un po', poi, vabbè, le copertine variano anche in base al, timo, al tipo di, eh, di, di concept che vuole in quel caso uh, l'editore. No? A volte può chiedere sì. anche qualcosa di semplice, anche solo se una pin-up, a volte qualcosa di più elaborato che racconti un po' di più. Simile all'illustrazione come prodotto, sì. Eh, ma, ehm, mi è venuto in mente adesso eh, che è morto qualche giorno fa ieri o avanti, ieri, eh, Enzo Sciotti, che era un grande eh, disegnatore di eh, manifesti cinematografici, eh, stavo leggendo un'intervista realizzata qualche anno fa in cui lui diceva che sostanzialmente eh, ha dipinto, avesse dipinto oltre 3000 locandine senza avere né un'indicazione da regista né sì. aver mai visto il film in anteprima erano altri tempi Enzo Sciotti sì. è stato l'artista che ad esempio ha disegnato la locandina dell'armata delle tenebre giusto per darvi sì. un riferimento semplice e lui diceva no, mi davano il titolo una breve sinossi e io mi facevo ispirare per quanto riguarda le copertine di un, di un fumetto americano, accade lo stesso? Eh, come funziona? Cioè, quali sono i passaggi della relazione di una copertina? Perché del fumetto, bene o male, eh, anche nei passati incontri li abbiamo sviscerati, cioè arriva una sceneggiatura e si lavora sulla sceneggiatura, grosso modo. Però la copertina è interessante capire come l'editor ti contatti e quali siano le richieste da parte dell'editor. Assolutamente ti mandano tutto quello che ti può servire eh, per rappresentarla. Eh, quanto eh, Se il tuo personaggio è nuovo, ti mandano il character design. Eh, sì. Cioè, eh, ti, ti aiutano a, e poi a, a rappresentarlo se è qualcosa di nuovo. Vabbè, ovviamente se è Spider-Man, non è che, che dici, mi mandi <ride> il carattere di, di Spider-Man, non conosci Spider-Man. <ride> però quando non c'è il personaggio quando il personaggio non è conosciuto loro cercano di darti una mano mm -hmm. a... ti mandano sì. tutto quello che ti può servire per realizzare quella copertina ma ti mandano in anteprima anche la sceneggiatura o solo la sinossi eh, no dico... assolutamente mandano un concept mm -mm. quindi sai più o meno cosa accade per poter scegliere magari se inserire un personaggio piuttosto sì. che un altro oltre ovviamente il protagonista ti ripeto solo che voglio questo in copertina, che devi fare questo, questo e ah, quello. Ah. No, a volte, ti, dopo che tu con loro entri in un rapporto lavorativo, eh, è, è facile anche che chiedano, eh, dai, mandami delle, delle idee che hai sul personaggio, fammi vedere cosa puoi tirarmi fuori. Mm -mm. A questo punto, ti chiedo da copertinista. Eh, uno degli aspetti che, visto che ci avviciniamo verso la fine dell'anno, eh, è sicuramente ci sono un po' di alunni di grafite all'ascolto. Eh, qualcu qualcun altro che eh, all'ascolto sicuramente segue altri corsi mh, in altre scuole, ma che invito a venire a grafite. E eh, come ve lo farò vedere fra poco. Um, Spesso si dice, è capitato anche a me sentirlo eh, prima dei colloqui di fine anno a scuola, di non fare le pin-up, cioè di non presentare come lavori di fine anno delle pin-up se ci si propone come eh, disegnatore di interni, ma di concentrarsi, se si vuole fare il copertinista, sulle copertine, presentarsi come copertinista. Le case editrici cercano ancora i copertinisti. Così come cercano di solito, no, quando c'erano le fiere prima della pandemia, eh, c'erano le cosiddette aree pro dove ci si andava col portfolio e si eh, proponeva, si faceva vedere, si facevano vedere i propri lavori. Le case editrici, anche quelle americane, cercano i copertinisti? Eh, cosa cercano magari in un copertinista eh, nuovo rispetto a quelli che hanno in scuderia? Eh, insomma, c'è un margine per poter lavorare, per poter dire io. Diciamo, nella mia vita professionale voglio fare il copertinista. Allora, io consiglio sempre a, ai miei allievi eh, di preparare un portafoglio abbastanza variegato, però non troppo pieno. Mm. Le cose migliori è presentarsi sia come copertinisti che come disegnatori di, degli interni eh, per, per presentarsi come. Eh, allora, sulle pagine bastano anche 5-6 pagine consecutive che facciano vedere che uno può giostrarsi tra azione e eh, qualcosa di, di, di più, um, diciamo, di vita quotidiana, e poi di copertine, eh, 3-4 esempi di copertine con un personaggio, più personaggi, eh, con. Um, con anche eh, delle copertine con eh, del background no? con un po di lavoro sul background sì e con i dettagli diciamo del, degli dello sfondo degli ambienti insomma sì ok mentre eh, ti ri rimbalzo di nuovo la domanda cioè il discorso delle pose quanto le pose dei supereroi sono importanti anche a, diciamo nel lavoro su sulle tavole interne eh, quanto ti possono aiutare eh, nel, nello sfangare, diciamo così, delle situazioni complicate, eh, quanto il disegnatore è schiavo di determinate pose Superman Spider-Man, eh... allora, ormai Spider-Man hanno fatto qualsiasi cosa, <ride> ma è difficile fare qualcosa di nuovo. Sì, ma quanto ti come disegnatore ti come dire, eh, ti Infice il lavoro. Nel senso, ti è mai capitato di dire a un certo punto che okay, devo per forza inserire questa cosa, perché altrimenti rischio di fare un lavoro non riconoscibile da, dai, dai fan. Non so se eh... no, no, questo no Poi adesso, ormai comunque si fanno. Cioè ormai adesso mettono, non è più tanto stereotipato come una volta. Mm. Adesso su Spider-Man puoi trovare anche disegnatori che non ti aspetti con uno stile non proprio fortemente supereroistico. Sì. Cioè, non, non è detto che adesso bisogna ragionare in modo diverso anche con mm. i supereroi americani. Eh. Sì. Cioè, non so se... Eh, adesso i nomi al volo, al volo non, non me, me ne vengono, però... Cioè, okay, adesso c'è un nome, adesso mi è un nome, non so se avete visto, visto Silver Surfer Black di Fred Moore. Ah, no? beh, assolutamente. Cioè, potessi definirlo mica un supereroista di settore no. supereroistico puro, no? Adesso assolutamente. Sta facendo prodotti, prodotti più... Sì. Eh, cioè, che, che varano anche sul mm -hmm. tema del Cioè, quindi adesso c'è anche uno stile che tu non puoi immaginare che possa fare mm -hmm. dei supereroi. In realtà, mm -hmm. può capitare... Mi viene, mi, mi viene in mente anche Daniel Warren Johnson, ad esempio. Sì. Eh, ho un, un disegnatore che deve ancora, secondo me, esplodere completamente. Perché ha fatto dei lavori, ma un po' eh, diciamo sotto traccia. Che è Riley Rosmo. Eh, che è un disegnatore stranissimo. Eh, ha fatto eh, deve fare in realtà da legione o ha fatto la legione con Bendis dei, dei one shot con Bendis della legione dei supereroi ha fatto che è uscito in Italia da un po' eh, una mh, serie di 12 numeri su Martian Manhunter eh, recuperatelo perché mh, è un artista assolutamente secondo me geniale fuori dai canoni nel frattempo è arrivata anche il resto della redazione di Cultura Pop che salutiamo e uh, Ciao a tutti mentre, mentre Pasquale finisce io vi metto in chat allora innanzitutto se vi abbiamo fatto venire un po' uh, di acquolina uh, per uh, capire come si evolve poi Invincible fumetto uh, e non aspettare gli episodi e le nuove stagioni della serie animata vi metto il link al pack stagione 1 che ha realizzato eh, Saldapress. Questo pack contiene sostanzialmente i primi tre volumi brossurati della serie ad un prezzo eh, super super conveniente. Quindi eh, compratelo, provatelo, leggete e eh, leggetene tutti, come diceva il saggio. Eh, non contento, però, ehm, vi linko anche tre cose fatte da Pasquale. Eh, il primo volume di Deja Toris che è in inglese perché ehm, perché se non ricordo male Pasquale De il tuo Deja Toris non è stato eh, ancora pubblicato in Italia no, no. È, è un genere un po un genere nel senso in realtà è un fantasy eh, pulp Deja Toris è un personaggio di eh, John Carter da Marte di sì la, sì, la principessa di, di Marte. È la principessa di Marte e quindi è comunque come dire, un target eh, molto particolare che in Italia non ha tantissimi estimatori, eh, purtroppo. Eh, eh. Ve, lo, ve lo linko in eh. inglese. Allora, è molto, molto famosa personaggio. personaggio, eh? John Carter... Eh. Sì, sì, ma infatti so. Dynamite... Eh, riprese un po' le, le pubblicazioni se non ricordo male dopo che uscì il film sfortunato della Disney uh, live sì. action io il fumetto questo qua che l'ho lavorato è proprio il prequel ufficiale ah, ecco. ai libri ah addirittura ok quindi si è andato proprio alla, alla, alla radice sì. <ride> Old Man Nemo dice capolavoro di follia narrativa ma soprattutto grafica Silver Surfer Black sì poi di Pasquale vi metto altre due cose in italiano perché eh, giustamente magari non masticate l'inglese anche se eh, Deciatori sia assolutamente eh, abbordabile anche se il vostro inglese è eh, base. Vi metto un volume del Doctor Who, del dodicesimo dottore uno speciale, le avventure del guardiano ehm, con eh, il dottore, il dodicesimo è eh, Peter Capaldi e vi metto uno dei volumi di Bombshells, che era questo eh, il numero 3 per la precisione dove c'è Pasquale eh, insieme ad altri disegnatori e disegnatrici, che era questo Hellsword un po' particolare in cui le eroine eh, DC erano eh, versione pin-up eh, durante, combattevano durante la seconda guerra mondiale, e secondo me è uno degli elsword più interessanti che ha fatto la DC negli ultimi anni. Che purtroppo è passato un po' inosservato. Mh, inspiegabilmente secondo me, perché lo eh, lessi all'epoca e a me piacque particolarmente. Poi c'è divertente da è molto è divertente, detto. infatti, poi c'è tutto un lavoro di character design lì. Uh, anche lì. Uh, pazzesco perché la serie, se non ricordo male, si basava in realtà su una serie di statue. Eh, quindi. Uh, c'era un lavoro di character design non uh, specifico della, del fumetto ma che partiva addirittura da delle statue uh, sì. uh, da collezione io avrei finito sembra e sembrerebbe di sì eh, Pasquale eh, sei stato rapidissimo hai finito in, in... hai spaccato il secondo <ride> uh... Mark Grayson Invincible, firmato da Pasquale Qualano. Eh, se Salda Pressa avesse bisogno di eh, copertine variant o di illustrazioni particolari realizzate da artisti italiani per Invincible, eh, Pasquale si candida. Anzi, candido io Pasquale. <ride> a, Mi stai a, candidando? Sto candidando io Pasquale a eh, ruolo di. Cover artist per qualche variant o eh, se, bello. se Amazon Prime o Robert Kirkman ci sta seguendo, poi magari lo pingo io Kirkman su Twitter o su eh, Instagram e eh, gli piace il, eh, la composizione. Eh, non è detto che eh, davvero non, non finisca. Come qualche variant cover. No. Uh, Culetto, che io uh, adoro per il suo nickname, dice: Ciao Pasquale, sono speaker Cenzo. Uh, <ride> uh, un abbraccio. Suppongo, Ciao speaker. <ride> suppongo sia un tuo, un tuo alunno. Quindi, sì. Che però c'è sempre nelle dirette perché il suo nickname è uh, obiettivamente inconfondibile. Uh, quindi. Tra l'altro, Culetto, non so se sai che. Fra poco uscirà un manga che si chiama Detective Culetto. Quindi, se devi <ride> avanzare, se devi avanzare delle richieste monetarie all'editore è il momento. Quindi, a parte questo, ho già citato Pasquale come eh, mh, insegnante ospite di grafite per il suo corso, che si è appena concluso cover artist, e ehm, prima dei saluti, vi faccio come al solito il mio. Messaggio promozionale sulla scuola perché, eh, come ben sapete, Grafite che ha sede in Puglia, qui in Puglia, eh, ha attivato ormai da qualche mese i corsi a distanza, un po' come tutti, ma con la particolarità che eh, ha deciso di dividerli eh, per eh, aree tematiche e per colori per rendere più facile la scelta in eh, blu, rosso, verde e giallo corrispondenti alle basi del disegno la grafite card blu le tecniche tradizionali come co la colorazione tradizionale eh, rosse le tecniche di digitali come la colorazione con la tavoletta grafica che abbiamo visto nello scorso eh, appuntamento di disegnare la cultura pop con l'insegnante Antonio Antro che salutiamo e infine la grafite card gialla dove sono inseriti una serie di workshop più eh, professionalizzanti e sicuramente per un target di disegnatori esperti ma non solo ad esempio siete ancora in tempo eh, per iscrivervi ad una esclusiva nazionale di grafite che è il workshop eh, in graphic journalism e biografia fumetti con Federico Zaghis di becco giallo editore eh, una esclusiva nazionale una una prima assoluta eh, per un editore che fa un workshop di questo tipo, e questo workshop è aperto anche a sceneggiatori o semplici mh, amanti della biografia Fumetti o del grafico giornalismo. Eh, I costi li vedete nella grafica. Eh, adesso vi linko le, la pagina dedicata alle grafite card, così potete vedere i vari corsi, perché nella blu, nella rossa, nella verde e nella gialla ci sono vari corsi e in più vi linko anche la pagina Facebook di Grafite, in modo tale da rimanere sempre eh, aggiornati sulle iniziative e sulla novità della scuola, comprese quelle che riguarderanno eh, Pasquale, penso eh, per quest'anno tu Pasquale credo tu abbia finito con i corsi, eh, però sì. non voglio dire una fesseria, eh, la speranza è ovviamente sempre quella di ritornare in presenza e vederci eh, ovviamente, eh, nelle fiere sì. vi vado a linkare le, eh, i contatti di grafite, prima la pagina Facebook e poi le grafite card. Ovviamente, adesso non voglio andare troppo oltre con eh, le tempistiche, visto i tempi eh, incerti in cui viviamo. Penso che comunque il corso di cover artist verrà ehm, replicato. Con il nuovo anno, anno accademico, perché comunque il corso che tu hai fatto era inserito nel percorso triennale. Sì. Uh, mentre i corsi delle grafite cuts, che vi citavo poco fa, sono sostanzialmente aperti a tutti, anche a chi uh, vuole semplicemente affinare una predisposizione al disegno, ma non ha mai avuto l'opportunità o perché era fuori regione. Ehm, perché magari nella sua regione non c'erano corsi di questo tipo o per una questione di tempo non, non può o non ha potuto frequentare un corso eh, in presenza con i corsi grafite che sono fruibili anche a distanza e in remoto, cioè avete le, le lezioni pre-registrate, potete seguire i corsi eh, quando vi è eh, più comodo, sempre con un tutor a disposizione per il supporto. Io, Pasquale. Ti ringrazio. È stata una chiacchierata davvero fruttuosa. Spero che chi ci ha seguito erano in tanti, eh, si sia divertito, eh, mi è piaciuto tantissimo eh, il tuo disegno, eh, ah, grazie, grazie. Ribadisco, lo sai, che eh, se sono eh, sempre. Eh, sincero quando faccio questo tipo di apprezzamenti quindi davvero mi è piaciuto tutta la composizione e tutto quanto eh, io vi do appuntamento tra due settimane non vi annuncio eh, ancora l'ospite perché eh, dovete perdonarmi eh, l'abbiamo finalizzato però voglio essere sicuro al 100% eh, onde evitare di illudervi e eh, di illuderci tutti quanti Pasquale sarà, credo, nuovamente mio ospite con sì, questo ospite, sì, sì. eh, questo ospite che proviene dagli Stati Uniti perché eh, è uno dei tuoi editor al, presso Dynamite, giusto? Sì, è stato un mio editor presso Dynamite. È stato un tuo editor presso Dynamite, però oltre ad avere quindi un editor Dynamite, un editor degli Stati Uniti, eh, questa persona è anche una figura importantissima ehm, in generale nel panorama del Fumetto americano perché mh, è legato a una scuola, mh, diciamo così, eh, vi, ho lascia, vi ho dato non diciamo una... troppo, no, non ancora, tra qualche giorno mi riprometto di rivelarvi eh, chi sia. Io sono molto contento, sono anche un po' emozionato per, per la live che faremo perché eh, lo scoprirete presto. Pasquale, io ti ringrazio ancora, ringrazio tutti voi. Uh, prossimi appuntamenti con uh, Cultura Pop alle 21:30 a casa Kilamil con il grande Mauro Monti. Uh, domani mattina Victor Laslo con uh, Nerd Breakfast. Io vi ringrazio, vi do appuntamento fra uh, due settimane. Con uh, Grafite e Cultura Pop. Uh, noi, invece, con me uh, non vi libererete facilmente di me. Ci vediamo giovedì, uh, domani saprete. Uh,